soltanto raccontato la storia di una ragazzina che nasce praticamente orfana, con un genitore con 14 ergastoli al 41 bis. Il corto si chiama Denise al di là del vetro perché per il 41 bis, nel momento in cui Denise compirà 12 anni, cioè ad ottobre, non potrà più toccare suo padre, ma guardarlo attraverso un vetro. E questa storia mi sembrava giusto raccontarla. Denise è una adolescente e me la sono trovata per caso. Frequentavo casa sua per un'altra sceneggiatura, stavo scrivendo un'altra sceneggiatura. Ho conosciuto Denise, ho conosciuto il suo mondo, la sua storia. Se non avessi scritto prima questo cortometraggio, era difficile andare avanti. Cutologi ha 78 anni, convive col suo mito. In questo caso non ho tenuto nessun conto il fatto che si trattava di Raffaele Cutolo. Ho soltanto raccontato la storia di una persona, che in questo caso è una ragazzina, che nasce praticamente orfana, con un genitore con 14 ergastoli al 41 bis, per cui con un genitore che può vedere la figlia una volta al mese e per un'ora alla volta. Questa bambina nasce colpevole per le colpe del padre, non sue. La cosa che mi ha colpito è questa qui. Chiaramente ci sono casi e casi. Io sono sempre dalla parte dei familiari delle vittime, perché come primo istinto mi viene quello di immedesimarmi nella parte della vittima. Però poi c'è un'altra parte che ti fa andare più a fondo, ti fai tante domande e allora lo studi un po' meglio, ti rendi conto che ci sono dei casi poi che forse il 41 bis a volte è stato usato per ottenere qualcosa e penso che questo non sia in linea con i principi della Costituzione nostra. Il discorso è molto complesso e quindi penso che la gente vada prima di tutto informata. Se nessuno informa, se nessuno dice come stanno le cose, se si fanno, diciamo, dei ragionamenti su qualcosa che non si conosce, non andiamo avanti noi e non va avanti nessuno. Io penso che il 41 bis sia una misura che debba essere scissa dall'ideologia politica, non c'entra niente. Ho visto a volte accanirsi in un caso o in un altro parti politiche. Qui si parla di altro, si parla di casi come quello di Denise che investono poi una sfera umana, che non ha niente a che vedere con la politica.